Grido d'allarme dei sindacati sulla ripresa di Industria Italiana Autobus che stenta a partire, anche se una buona notizia c'è fresca di questa mattina. Ce l'annuncia Giuseppe Zaolino, segretario generale Fismici Avellino. È stata approvata finalmente la cassa integrazione, che era una delle preoccupazioni principali, perché a distanza di 6 mesi la gente veramente non era più in condizioni di poter continuare in questo stato di cose. Adesso ci concentriamo sulle politiche industriali e questo significa che dovrà essere tirato per la giacca di nuovo nell'avvertenza l'onorevole De Vincentis, che in questo suo ruolo adesso di sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri può e deve dare una svolta all'avvertenza. Il rischio vero è che si è trovato l'imprenditore a cui scaricare tutti i problemi occupazionali, ma non lo mettono in condizione di poter gareggiare alla pari con i colossi nazionali ed internazionali. E quindi a questo punto la questione vera è che abbiamo fatto tutti una falsa partenza, puntiamo alla concretezza, dobbiamo riportare le lancette dell'orologio di questa vertenza al 16 di dicembre dello scorso anno, perché il rischio vero è che Valle Ufita possa non riaprire mai più. Quando Zaolino fa riferimento al governo che non mette in condizione Del Rosso di competere a livello nazionale ed internazionale, dice una cosa molto chiara: evitare che le municipalizzate, che sono quelle che poi fisicamente fanno le gare d'appalto, li costruiscano diciamo ad hoc. E non uso altri termini per evitare querele. Questo è un mondo molto difficile, per cui ci sono stati scandali, ci sono stati arresti. Bisogna che nelle gare d'appalto ci sia il massimo della trasparenza.